aggiungo alcuni dati che mi sembra giusto far presente. Mi dispiace per Cismaghi, ma devo dirgli che probabilmente si è dimenticato ed è abbastanza plausibile il fatto che è andato a studiarsi sul Sina, essere circolare, probabilmente si è dimenticato di guardarsi la convenzione in atto, convenzione che era stata stipulata, che è stata votata dal Consiglio Comunale del 11 del 2006, dove vi ricordo alcune cose che lui oggi propone, ma probabilmente erano già presenti nella convenzione, quindi chiedo appunto di andarsi a rivedere, presenti in base all'articolo 3 della convenzione, e naturalmente io lascio a tutti voi il fatto di analizzare se quello che viene scritto nelle convenzioni, quello che oggi il PDL e la Lega Nord scrivono sulla mozione di indirizzo che il sindaco dovrà poi portare agli altri enti per portare a casa, poi non si capisce bene che cosa, io mi rifaccio all'articolo 3 che è l'impegno di ANCA a effettuare le seguenti attività, punto A, incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei comuni soci con ricorso a maggiorazione in tariffari per i comuni che risulteranno inadempienti della percentuale di differenziazione prevista dal decreto legislativo del 97 numero 22, stabilendo quote d'asta perché l'incentivazione della raccolta differenziata risultino efficaci. Poi, studio di individuazione di stazioni di raccolta e di compattazione di rifiuti in territorio extraurbano e per il trasporto degli stessi all'impianto di termovalorizzatore senza aggravio del traffico pesante sulle strade urbane del territorio. Entro, ascolta bene, entro 6 mesi dalla firma del presente contratto e redazione stessa entro successivi 12 mesi. Punto C. Istituzione e mantenimento del tempo di una consistente fascia verde di protezione ambientale nella zona di pertinenza termovalorizzatore entro 24 mesi dalla firma del presente contratto. Dunque, noi eravamo nel 2006, tutte queste belle cose dovevano venire nel 2008, oggi siamo nel 2009. Allora voglio chiedere alla maggioranza, al PDL, alla Lega e chi penso anche ci sta, a questo punto perché mi sta ogni tanto per sbagliare parte. Allora, se queste cose sono state realizzate, io allora ritengo una cosa fondamentale, che una volta esiste alcune considerazioni che cose devono essere fatte. Certe cose sono state e sono molto importanti, perché questa convenzione, come penso anche io personalmente ho votato contro, in quanto la data finale di questa convenzione, pur essendo stata trascritta nel 2006, veniva importata una data del 2019, oggi la maggioranza chiede di spostare nel 2025 una data di pseudo scadenza dell'impianto. Come vedete, voglio far notare al pubblico che più di data è scritta tra parentesi, che probabilmente vuol dire che una volta che questa mozione con il nostro sindaco Cariotti presenterà la provincia, la regione, non so chi ha, probabilmente all'ONU, probabilmente questa data verrà tolta e probabilmente questa data verrà cancellata. Come è stata cancellata tra le altre cose su questa mozione, probabilmente non sbaglio, quindi vi chiedo se effettivamente è uno sbaglio e eventualmente da parte vostra considerare la possibilità di una modifica a questo vostro emendamento di inserimento dei 27 comuni storici della convenzione, quindi una mozione in cui venga inserito anche da parte vostra il bacino di utenza dei soli 27 comuni. Credo che questo documento sia chiaro a tutti. Poco da fare frasi, dichiarazioni e in pochi. Mi soffermo solo a 20 milioni di euro.
Questo io al Bottini, io non ce l'ho direttamente con il signor Bottini che è consigliere comunale, ma sicuramente la questione del signor Bottini, o ragionier Bottini, è prettamente politica, nel senso che essendo vicepresidente della provincia, ho detto naturalmente, 20.000 euro vengono promessi su questa mozione. Il signor Bottini, che è ragioniere, aveva già promesso altri 40.000 euro, 40 milioni di euro, 40 milioni di euro e 20 milioni di euro alcuni anni fa, che doveva essere già definita un campus nella zona di Piazza di Liviano e un parco confinante con tanto di un impianto di pattinaggio artistico su ghiaccio. Sta di fatto che la provincia ufficialmente ha promesso 60 milioni di euro a questo assistito. Io ho chiesto personalmente di arrivare al massimo di promesse di 100 milioni di euro, ma di fermarsi perché alle palle probabilmente non ci crede più nessuno. Un invito invece al sindaco di considerare, probabilmente, io non posso capire la sua difficoltà, perché essendo stato membro della regione Lombardia, nonché assessore ai tempi della precedente deliberazione di 40 milioni di euro, e alla sana promessa di dare un tot, mi ricordo 30 denari, 30 euro, 30 denari, ai cittadini di Borsano di Sacconaro per il fatto di avere questi impianti generico, e sta di fatto che a livello economico la città di Busto Assizio ha visto competenze. L'unica cosa che vedrà all'interno della sua città probabilmente sarà l'incremento di tutti i comuni che potranno portare nella zona di Busto Assizio, quindi di Acama, i propri rifiuti, e naturalmente la vicinanza di un nuovo impianto di compostaggio tra le varie cose, probabilmente tra Borsano e Legnano, di un bel impianto di compostaggio, in modo tale che la Rudera è proprio vicino. Viene chiamata sempre risorsa, ma io voglio capire, signor sindaco, allora lei la chiama risorsa, gli altri le dicono sì, prenditi te queste risorse qua, e tu dove stai prendendo tutta? Io voglio capire come mai Gallarate e altri comuni che oggi fanno parte del consorzio ACAM, per quale motivo questa grande risorsa non se la prendono loro? Questo è il punto fondamentale della cosa. Yeah.
valutato positivamente e inserito nelle votazioni delle prossime regionali che si terranno nel 2010 e marzo 2011.